Durante la rivoluzione industriale, per poter bloccare i macchinari, tra gli ingranaggi gli operai mettevano dei sabot, degli zoccoli, ed è proprio da quella parola sabot che deriva il termine oggi tanto utilizzato, sabotaggio. Parliamone. Parola di Life Coach, il podcast di Carlo Lo Iudice. Pensieri e riflessioni per vivere una vita migliore. Benvenuti al nono episodio del podcast Parola di Life Coach. Se volete mettervi in contatto con me per provare una sessione esplorativa di life coaching, non vi resta che andare sul mio sito web carloloiudice.com e prenotare gratuitamente. E vi dirò di più. Nella descrizione del podcast trovate un link che vi porta a scaricare un audio corso completamente gratuito sulla self-confidence. Oggi parliamo di sabotaggio. Avete visto questa immagine di cui parlavo prima, cioè mettere un pezzo di legno negli ingranaggi di acciaio di una macchina per fare in modo che la produzione venga bloccata? Noi siamo macchine che producono. Produciamo continuamente idee, azioni, cose, oggetti. Siamo sempre in movimento, siamo animali, siamo esseri che si muovono e siamo sempre lì a creare, a pensare. Eppure abbiamo questa grandissima capacità che è quella di autosabotarci. Negli ingranaggi della nostra macchina ogni tanto mettiamo dei sabot, dei pezzi di legno, e quello che stiamo facendo non funziona, oppure addirittura smettiamo di farlo. È un meccanismo continuo. E una cosa che faccio sempre con i miei clienti è, dopo che abbiamo fatto un piano di azione, dopo che abbiamo fissato un obiettivo, è fare una lista. Invito i miei clienti a fare una lista, come al solito scritta, carta e penna, sul loro diario di bordo, sulla loro agenda, una lista dettagliata, precisa di tutte le azioni di sabotaggio che metteranno in campo per bloccare la macchina. In poche parole, dico al mio cliente, va bene, abbiamo piazzato un obiettivo, abbiamo individuato quello che c'è da fare, abbiamo individuato quando questa cosa andrà fatta, qual è il primo passo. Ora voglio che tu scriva su un foglio tutte le azioni di sabotaggio che metterai in pratica per non svolgere quel compito. Perché sapete una cosa? Noi sappiamo benissimo come ci sabotiamo e sappiamo anche quando lo facciamo. Eppure non resistiamo a questa tentazione. Perché? Perché il sabotaggio ci tiene fermi nella nostra comfort zone. È così comodo stare nella comfort zone, la zona di conforto, la parola stessa lo dice. È quella zona dove certo non sono pienamente felice, ma nella quale io non rischio il fallimento, che non mi provoca paure nuove, almeno per il momento. È quella zona dove io conosco tutto, so come sono fatto, so che cosa accadrà, conosco le persone che abitano la mia comfort zone, lì mi sento al sicuro. È la mia tribù, è la mia casa. Però, se voglio raggiungere qualcosa in più nella mia vita, se voglio scrivere una pagina importante per me stessa o per me stesso, devo uscire da questa
comfort zone. E ogni volta che provo a farlo, comincio a sabotarmi. Se avevo deciso di andare a quella festa, nonostante non ci volessi andare, vedete, anche per cose semplici succede, decido di andarci questa volta, dico di sì, però poi che faccio? Prima di uscire di casa dico, vabbè, ceno, ok, e poi fumo una sigaretta, sì, apro un'altra birra, sì, mi metto un attimo sul divano. Ok, inizio a guardare giusto un po' di puntata della serie su Netflix, poi ci vado. Dopo un po' decido di restare a casa, mando un messaggio a tutti e dico no, guardate, il divano ha vinto. Quante volte questo episodio che vi ho appena descritto vi è successo? Vedete, le azioni di sabotaggio che ho descritto sono individuate, sono chiare. E queste azioni di sabotaggio si ripetono da anni per certe situazioni. Allora quando chiedo al cliente, come chiedo adesso a te, di fare, di scriverle. Scriverle nel momento in cui ho accettato la sfida. La sfida nell'esempio era andare a quel party nonostante non ne avessi tanta voglia. Scrivo, prima di commetterle, le mie azioni di sabotaggio, che saranno, ok, avrei potuto mangiare un panino lì al pub, mangio a casa. Questa è la prima azione di sabotaggio, perché so già che se ceno a casa poi non ho voglia di uscire. Apro un'altra birra, mi metto sul divano, inizio a guardare un po' di serie, le scrivo. E mentre le scrivo questo non basta, chiedo anche una descrizione un po' romanzata. Raccontami nel dettaglio come sarà questa azione di sabotaggio. Quando decidi di mangiare a casa e mangiare qualcosa al volo, farti un panino e uscire o metterti lì a cucinare, fare una scarpetta consistente. Rimango nell'esempio di prima. Che cosa fai nello specifico per sabotarti? E quando l'avrai scritto, non potrai più mentire a te stesso. Sarà un po' come una confessione. Guarda, può essere che tu faccia comunque l'azione di sabotaggio, però in quel momento no excuses, non avrai più scuse. Non potrai dire, vabbè, ho mangiato perché avevo fame. No, 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 perché quell'azione di sabotaggio me l'avevi scritta prima e tu la riconosci, la guardi e allora il cervello ha la possibilità di fare click. In quel momento, dato che ho riconosciuto l'azione di sabotaggio, dato che l'avevo prevista, quando la guardo sono di fronte ad una decisione. Se cedere a quell'azione lì oppure andare avanti. Vi ho parlato già di un episodio della take action, del prendere l'iniziativa subito, del passare all'azione. Ecco, in questo momento vi ritornerà utile quell'episodio quando leggerete sul foglio l'azione di sabotaggio, la decisione di passare all'azione, perché se cederete alla prima azione di sabotaggio, molto probabilmente cederete anche alle altre azioni. Il sabotaggio è un po' così. Un'azione tira l'altra, sapete, un po' come quando si mangiano le caramelle o le cioccolate o gli acini d'uva, un'azione, uno tira l'altro, così. Sono delle tentazioni alle quali è molto difficile resistere.
E allora l'invito è proprio questo. Sii sincero con te stessa o con te stesso, scrivi le tue azioni di sabotaggio tutte le volte che stai per passare all'azione. E vedrai che questo ti aiuterà davvero tanto. Ora, se hai deciso all'inizio di questo episodio di iscriverti al mio corso gratuito sulla self-confidence e di andare a cercare il link nella descrizione dell'episodio, di cliccare e scaricarlo, scrivi già le azioni di sabotaggio che farai. Vabbè, lo faccio dopo, lo farò nel pomeriggio. Scrivi le azioni di sabotaggio e vediamo se servirà a far sì che tu possa provare anche questa nuova avventura di un corso gratuito sulla self-confidence. Se vuoi, visita il mio sito carloloiudice.com. Entra in contatto con me per una sessione esplorativa gratuita di 30 minuti di coaching. Segui intanto il mio canale YouTube, Carlo Lo Iudice Coach, e ci vediamo, anzi, ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao! Parola di Life Coach, il podcast di Carlo Lo Iudice. Pensieri e riflessioni per vivere una vita migliore.